Annunciati i bandi per l'adeguamento del Malamocco Marghera e dell'isola per la raccolta fanghi, c'è stata la levata di scudi degli ambientalisti e l'autorità del sistema portuale dell'Alto Adriatico, il porto di Venezia in sostanza, presenta i risultati del progetto di ricerca internazionale sugli effetti della navigazione lungo la principale arteria portuale veneziana, il Malamocco Marghera appunto. Abbiamo unito modelli di simulazione della navigazione a modelli idrodinamici. E la finalità è stata quella di individuare un mix di soluzioni per fare cosa? Per ridurre al minimo l'intervento dell'uomo, quindi l'intervento dell'autorità nella rimozione di sedimenti lungo il canale, secondariamente migliorare le condizioni di sicurezza della navigazione, ma soprattutto capire quali sono gli interventi che vanno fatti per mitigare l'impatto di queste navi lungo il canale Malamocco Marghera, il che vuol dire ricostruire lungo il canale con una morfologia che è compatibile con la struttura, le forme delle barene, delle forme di fatto che riproducono un elemento naturale che riducono l'impatto della propagazione delle onde. Propagazione del moto ondoso che rispetto al tema più grande del moto ondoso è apprezzabile in una misura di circa 0,04%, quindi il moto ondoso legato all'attività portuale non esiste. Sicuramente dobbiamo abbandonare quello che è l'approccio ideologico da una parte e dall'altra a quelle che sono le soluzioni del porto, ma serve, come auspicato dall'ammiraglio Marini e io sinceramente lo condivido e l'ho sempre detto, un approccio tecnico-scientifico che sia a garanzia di tutti. Di fatto non si può parlare di laguna, di Venezia, di portualità senza tenere questi tre elementi insieme. C'è una legge speciale per Venezia, c'è il MOSE, che comunque anche il MOSE impone di ricercare una normativa ad hoc per il porto regolato, perché di fatto Venezia diventa un porto regolato dove tantissime esigenze tra loro diverse non devono diventare tra loro contrapposte. E a chi è spaventato dalla nuova isola davanti a Fusina, la nuova isola per il recupero però dei fanghi, che cosa dire? Grazie. Prima di tutto non sono rifiuti, non è una discarica. Questo è un errore madornale che è stato fatto nel raccontare questa vicenda. I rifiuti sono altra cosa, sono fanghi che sono già presenti all'interno della laguna. Il nuovo protocollo sedimenti o protocollo fanghi consente nel dare le regole per indicare come si andranno ad esaminare i sedimenti di ampliare anche la parte di sedimenti che possono essere conferiti in barena, quindi quell'isola, quell'elemento morfologico avrà la funzione di accogliere quei fanghi che non possono essere utilizzati utilmente per le barene, prima di tutto. Secondariamente avrà delle dimensioni molto più contenute rispetto a precedenti isole che sono state fatte all'interno della laguna e quindi è un elemento che di fatto si colloca nella morfologia, nella forma, anche nella identità visiva di quello che già esiste. E quindi questi fanghi non possono essere portati altrove, non possono essere messi a Muranzani, perché a Muranzani vanno delle categorie di fanghi di rifiuti differenti, di tossicità elevatissima. Qui non sono fanghi tossici, ma sono fanghi che proprio per l'equilibrio terra-acqua devono rimanere all'interno della laguna, all'interno di una morfologia che abbiamo però studiato, fatta in modo proprio tale che non ci sia un impatto della propagazione.